I comitati cittadini per l'ambiente di Sulmona hanno sollevato una serie di interrogativi, ancora una volta, al sindaco Gianfranco Di Piero riguardo alla controversa vicenda della costruzione in via Tratturo, trasformata da una baracca in una villa privata di dimensioni considerevoli, nonostante l'area fosse destinata a parco urbano e territoriale. La situazione ha suscitato malcontento tra i residenti che si chiedono come sia stato possibile rilasciare il permesso di costruire, basandosi su nulla osta della regione, successivamente annullato dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. La struttura, inizialmente descritta come un ricovero per materiali edili, è stata trasformata in un edificio senza i necessari allacciamenti per corrente elettrica, acqua potabile e servizi igienici. I comitati cittadini per l'ambiente evidenziano la mancata conformità alle norme edilizie, inclusi i vincoli paesaggistici previsti dalla legge nazionale, nonché la vicinanza inappropriata alla chiesa di Santa Maria di Roncisvalle, monumento vincolato dallo Stato. Inoltre, i comitati ricordano e chiedono come sia stato permesso eliminare un canale adduttore essenziale per un antico mulino nelle vicinanze, allo scopo di realizzare una villa che beneficia addirittura degli incentivi del superbonus. I cittadini, attraverso i loro rappresentanti nei comitati ambientalisti, chiedono al sindaco di fornire risposte dettagliate e trasparenti su questa vicenda. Intanto i proprietari e le quattro persone indagate dalla Procura della Repubblica hanno respinto tutte le accuse, facendo sapere che tutte le procedure sono state svolte con regolarità. La filiera, insomma, è quella prevista dalla legge.